Sei su Voci.fm. Un abbraccio a tutta la community di Voci.fm da Marco Picchio. La parata di grandi voci non si ferma mai. Diplomato alla scuola del cinema nel 1965, l'ospite di oggi vanta numerose esperienze come direttore di doppiaggio, regista teatrale e anche in TV. Ha persino prestato la voce per spot pubblicitari di brand molto importanti. Al telefono ho Guido Rutta. Guido, benvenuto. Buongiorno a te. A giudicare dal tuo curriculum, noto che sei uno che veramente ha tante cose da dirci, da raccontarci. Vogliamo partire dalle tue esperienze teatrali? Tante cose, perché sono anche abbastanza vecchio, per cui di esperienze. Vecchio è una brutta parola, no, non sei vecchio. No, vabbè, diciamo che sono adulto. Grande. Molto adulto. Ok. Diciamo che nei tanti anni di attività io ho cominciato prestissimo, perché ho abbandonato gli studi, ho fatto l'accademia, ho fatto la scuola del cinema e poi subito ho cominciato le mie esperienze col teatro. Allora, dall'ultimo livello, che allora era i carichi testi che giravano per l'Italia, e ce n'era ancora qualcuno, per cui ho cominciato a lavorare con loro girando i paesi, e poi pian pianino, diciamo, qualcuno mi ha sentito, e da lì poi è partita la mia carriera, che mi ha portato a lavorare con molti registi, molti attori importanti. Allora c'erano, oggi un po' meno, quindi ho avuto la possibilità di imparare proprio sul campo, e questo mi ha aiutato poi a proseguire. Sono arrivato fino ai primi anni 80 sempre facendo teatro. Stavo a Roma allora, poi mi sono tornato a Milano per ragioni familiari. In quel periodo nasceva il doppiaggio a Milano, quindi ho avuto modo di cominciare qualche esperienza di doppiaggio, e da lì è partita poi la mia carriera di doppiatore, che mi ha portato a fare direzione per moltissimi anni, e che sto facendo ancora, sia come attore sia come doppiatore. La scelta è stata, direi, di carattere economico. Ah, ho capito. Ok. Io ho avuto la fortuna di lavorare sempre e quindi di guadagnare discretamente, però insomma finivi una tournée e poi dopo dovevi ricominciare subito. Sì, ecco, parliamo però di collaborazioni importanti, perché vedo Piccolo Teatro, sì, di Milano, Compagnia di Peppino Di Filippo, insomma, e così via. Io ho avuto modo, diciamo che nella mia carriera sono arrivato a un certo punto e mi sono reso conto, questa è una dichiarazione che faccio con molta lucidità, che forse oltre non potevo andare, per mille motivi, vuoi di bravura, vuoi di fisico, vuoi di tante cose. Per cui ho ripiegato, approfittando del fatto che ho dovuto tornare a Milano, di iniziare col doppiaggio, e lì per fortuna mi è andata bene, perché okay, erano gli anni del boom. Quindi. Senti, la radio, hai parlato di radio, che radio hai fatto? Allora si facevano a Milano le commedie, radio commedie, e sì, è stata una bella esperienza, anche lì usando la voce. Ovviamente. Io ho avuto modo di ascoltare qualche tuo spot, no? Perché tu hai registrato anche spot per importanti brand, no? Hai una voce molto fresca, un po' senza età, è una fortuna questa poi alla fine, no? Sì, è una fortuna, sotto un certo aspetto non tanto, perché normalmente loro guardano l'età anagrafica e quindi pensano che io abbia una voce adeguata alla mia età. Io non ho una voce così adulta, ho una voce un po' più giovane. È vero, e è vero. Io mi ho chiamato mi rendo conto che si aspettano una voce più rotonda, più adulta, che posso fare, intendiamoci, perché ho fatto delle cose ultimamente dove ho dovuto fare un vecchio, però facevo fatica, insomma, mi rendevo conto di fare fatica. Ha funzionato, però il mio medium è una voce un po' più giovane. Beh, la voce secondo me è un po' lo specchio anche dell'anima che abbiamo, no? Quindi è un'anima giovane, io secondo me. Anni, ecco, esatto, sì. Vedi, quindi saresti perfetto anche, ok, per fare l'uomo anziano che faticando un po', ma anche a condurre, non so, una classifica alla radio molto veloce, senza nessun problema. Sì, ho fatto un paio di esperienze alle radio libere, allora avevo una casa vicino a Verona, quindi ho lavorato a Radio Verona, a Radio Gata, e lì facevo, sai, quelli che leggono le comunicazioni, le lettere che scrivono da casa, poi mettono sui dischi, cioè tipo di giochi, ma per modo di dire, ecco. Manca il cinema, chissà che non ci sia uno spazio anche per il cinema prima o poi, dai. Senz'altro. Bene, Guido Rutta, allora grazie per essere stato con noi. Io riassumo un pochino: se volete contattare Guido non dovete fare altro che cercare il suo profilo su voci.fm, quindi lì trovate tutte le informazioni, il curriculum, per contattarlo anche appunto per motivi professionali, insomma, senza nessun problema. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a te. Ciao. Voci.fm, il sito delle voci.